Va male, signora, va molto male. La gente non la fanno arrivare, hanno paura, la gente. Torino, mercato di Porta Palazzo. Da questa parte ci sono i banchi alimentari che potranno restare aperti anche durante il lockdown. Da quest'altra parte invece ci sono i banchi dell'abbigliamento e dei beni non essenziali che invece dovranno chiudere. E ci dispiace perché abbiamo tutti bisogno di lavorare. Mi dispiace che loro chiudano. Sì, mi dispiace. Però anche qua vedo un po' meno gente. Sì, sì, sì. Un po' meno banchi? Meno banchi, sì. Meno clienti anche? È tutta una catena, chiude l'abbigliamento, chiude la farmacia, cioè quelli che chiudono poi di conseguenza chiudono anche gli altri. Ultimo giorno. Ultimo giorno, so, si sta fermato il decreto che è l'ultimo giorno, però noi in piazza non accettiamo, stiamo proprio preoccupando. Vengo lo stesso, io voglio lavorare, ce l'abbiamo da pagare, ce l'abbiamo la roba a casa, al magazzino, cosa dobbiamo fare con quella roba? E mentre il mercato chiude, c'è qualcun altro che si prepara al lockdown. Qui siamo al Quadrilatero Romano, una zona piena di bar, ristoranti, locali. Molte serrande sono già abbassate. Questo è un tè dal sapore speciale. È un tè dal sapore speciale, sì, che manterremo per quanto può. Per tutto il tempo purtroppo necessario. Per festeggiare vedo che vi siete anche concessi un marron glacé. Sì, sì, non fa male questo. A cosa bevete per festeggiare quest'ultimo aperitivo? Al tuo compleanno. Allora doppio brindisi questa sera. È l'ultima sera per fare l'aperitivo. Puoi ancora festeggiarlo. Sì, esatto. Sono le 6 di pomeriggio, è tutto finito, si chiude. Grazie caro governo per averci rovinato il nostro futuro. Qui lavorano 10 persone che hanno 10 famiglie, hanno 10 case, ognuna la propria casa. La paura che c'è all'interno della città è veramente altissima. Questo era il racconto da Torino.